Buongiorno, ne approfitto i primi 30 secondi per salutarvi. Vedo che in aula ci sono molti che sono studenti di uno dei corsi di laurea dell'Università di Torino, che immagino che il più gettonato immagino che sia il corso di laurea in psicologia criminologica e forense, che è uno dei nostri corsi di laurea magistrale, e credo che questo festival incontri molti degli interessi delle persone che da tutta Italia vengono e si iscrivono a questo corso di laurea. In realtà una delle cose di cui il dipartimento che ho l'onore di dirigere, per fortuna ancora per poco, fino a ottobre del 2018, e attrae oltre il 50% di studenti da fuori Torino, e quindi insomma questo diventa anche una risorsa di tipo economico per la città. Torino si è candidata ad essere una città universitaria. E come dipartimento, quindi, la formazione in ambito criminologico e forense assume una certa rilevanza, così come gli interessi di ricerca in questo contesto. E il fatto che noi siamo qui non è soltanto per sostenere l'iniziativa per il secondo anno di fila, moralmente sosteniamo l'iniziativa, economicamente il Dipartimento di Psicologia non è in grado di sostenere iniziative esterne, anche giuridicamente non potrebbe farlo, però insomma è un nostro interesse, fra gli interessi dei docenti che lavorano all'interno del Dipartimento di Psicologia, e anche i miei e quelli del collega Giromini, ci stanno ambiti che sono connaturati con alcuni dei contenuti che possono essere portati oggi a questo festival. Per cui finisco di fare il direttore e passo a parlarvi di quello di cui vi devo parlare. Quello di cui vi parleremo, Luciano, Giromini e io, è in una forma molto discorsiva. Cioè abbiamo scelto di non tediarvi troppo con né aspetti psicometrici né aspetti troppo particolarmente psicodiagnostici. Io insegno psicopatologia e psicodiagnostica, sono un professore ordinario di psicopatologia e psicodiagnostica, e quindi se volessi tediarvi, molte delle persone che sono presenti in sala, anche solo per aver affrontato il mio esame, sanno che potrei essere noiosissimo. Quindi abbiamo cercato di dare un taglio in qualche modo più discorsivo, immaginando che seduto fra il pubblico o sedute fra il pubblico ci possono essere persone di diversa provenienza, cioè non necessariamente degli esperti o dei formandi in ambito psicopatologico. Quindi siamo, come dire, un po' più easy nella nostra presentazione. Vediamo se funziona. Comincio a presentarvi una bella donna. Questa signora qua si chiama Elizabeth Jane Cochran, per gli amici è Nelly Bly. Nelly Bly è famosa per due cose, probabilmente il resto è famosa, poi magari nessuno la conosce in questa sala, però vi giuro che è famosa, negli Stati Uniti è molto famosa, ed è famosa per due cose che ha fatto nella vita. La seconda sicuramente più della prima, però è quella che ci interessa, la prima. La seconda cosa per la quale è famosa, che le ha dato una popolarità mondiale, è che è stata la prima donna a fare il giro del mondo, e l'ha fatto in 72 giorni anziché in 80, perché aveva l'obiettivo di fare meglio di Giulio Verne. C'è riuscita, ha scritto anche un libro che dovrebbe comparire se funzionassero tutti i link, magari prima o poi succederà. Adesso faccio click e vediamo che cosa succede. Ho fatto click ma non è successo niente, eccolo qua, Nelly Bly's Book Around the World in 72 Days, è la ragione del suo essere famosa. Ma la ragione per la quale ne parliamo noi qui oggi non è quella, è perché lei ha scritto un altro libro che è tradotto in italiano, che lo vedete lì su. Io purtroppo devo puntare su questi due robi. Sto parlando di 10 giorni in manicomio. 10 giorni in manicomio è un bel libro che credo che costi 3,90 € su Amazon, se lo scaricate come Kindle. È un'esperienza che lei ha fatto realmente all'inizio del Novecento. Lei ha finto di essere matta per farsi ricoverare in un manicomio e per poter descrivere qual era la vita dei manicomi, qual era il tipo di assistenza che si riceveva e che quali fossero in qualche modo i problemi connessi alla sofferenza psicopatologica delle persone. L'esito della sua pubblicazione, sia del libro, lì vedete la versione inglese, sia gli articoli che erano conseguiti a questa sua descrizione della sua esperienza in manicomio, hanno prodotto un importante movimento negli Stati Uniti, che peraltro ha una, collegandomi a quello che diceva adesso Federico Zanon, ha un importante riflesso su quella che è stata la professionalità degli psicologi. E cioè la storia della psicologia clinica passa anche attraverso la storia dei manicomi e alla storia del miglioramento delle condizioni di vita delle persone che vivevano all'interno dei manicomi.
E tant'è che negli Stati Uniti, nei primi anni del secolo, erano due le società professionali degli psicologi, quella che poi divenne l'APA, quella che per gli amici è l'APA, insomma l'American Psychological Association, e un'altra società che era la Consulting and Clinical Psychology, che raggruppava gli psicologi professionisti. Come dire, la scienza della psicologia e la pratica della psicologia si sono incontrate ad un certo punto, ma non erano assieme fin dall'inizio, ma questa è un'altra storia. Nellie Bly ha scritto alcune cose, e nel scrivere alcune cose, adesso vi leggo, vi erano diversi modi per entrare in un istituto di igiene mentale, ma ancora non li conoscevo. Immaginavo che avrei potuto muovermi in una delle seguenti direzioni: simulare una qualche forma di improvvisa follia a casa di amici e lasciare che mi sottoponessero ai giudizi di medici competenti, oppure ottenere il medesimo risultato passando attraverso la corte giudiziaria. Così optai per il piano che mi avrebbe portata a riuscire in quello che ritenevo ormai un imprescindibile mandato: essere internata nell'ospedale psichiatrico dell'isola di Blackwell, dove trascorsi 10 giorni e altrettanti notti e vissi un'esperienza che mai più riuscirò a dimenticare, indossati i panni di una giovane pazza e sfortunata ragazza. Reputai mio dovere non sottrarmi a nessuna delle spiacevoli conseguenze che tale interpretazione avrebbe comportato. Mi infiltrai fra le persone incapaci e bisognose di tutela, vidi e sperimentai personalmente il trattamento accordato alla più inerme fascia sociale della nostra popolazione, e quando ritenni di aver raccolto sufficienti informazioni, il mio rilascio fu rapidamente ottenuto. Ricevute le istruzioni necessarie, tornai a casa e poco dopo il tramonto mi esercitai al ruolo che a partire dalla mattina successiva avrei dovuto interpretare. Ritenevo un compito improbo apparire innanzi a una folla e convincerla di essere mentalmente instabile, soprattutto considerando il fatto che mai nel corso della mia esistenza avevo avuto contatti con persone affette da demenza e non avevo idea alcuna su come esse si presentassero e agissero. Cominciai così a esaminare il mio volto allo specchio, tentando di ricordare quanto letto circa le espressioni che solitamente compaiono sui visi delle persone affette da follia. In primo luogo mi imposi la fissità dello sguardo, spalancando gli occhi e trattenendomi il più possibile dallo sbattere le palpebre, e poi va avanti e scrive questo interessante libercolo. Perché vi cito questa cosa qua? Perché è una persona che simula di avere una malattia mentale per un fine, in questo caso, di natura giornalistica, cioè una persona che non ha una malattia mentale, ma siccome vuole scrivere questo articolo sulle condizioni di vita all'interno dei manicomi, simula di avere una malattia mentale e succederà tutto quello che prima vi ho accennato. Quindi si può simulare di avere una malattia mentale per svariate ragioni. Una è una ragione di natura giornalistica. Una seconda ragione è quella che attualmente il DSM-5 chiama disturbo dissociativo con altra specificazione, e che una volta, cioè fino al DSM-4 e DSM-4 TR, veniva denominata sindrome di Ganser. La sindrome di Ganser tecnicamente è un disturbo di natura isteriforme, cioè un disturbo di natura dissociativa, caratterizzato da delle caratteristiche psicopatologiche di natura amnesica, e sostanzialmente è una produzione volontaria di sintomi psicologici che tende al peggioramento quando il paziente è consapevole di essere osservato. Cioè, sono persone che presentano una forma di disturbo che si sembra più grave di quello che è nel momento in cui sono convinte di essere osservate. È una simulazione di malattia mentale di natura inconsapevole del soggetto, cioè il soggetto non sa che sta peggiorando la propria sintomatologia, e che però produce in termini di effetto che, se uno guarda questa persona, la sintomatologia che osserva appare più grave di quella che non è in realtà. È un po' quello che molti di voi probabilmente ne hanno sentito parlare, siccome siete molto giovani in sala, da quello che vedo, è quella che viene chiamata sindrome del camice bianco, cioè quando uno gli misura la pressione e se gliela misura il medico in corsia diventa sempre più alta di quella che è la sua pressione in realtà, se la misura a casa risulta più bassa. Mettiamolo un po' così, quella lì è la sindrome di Ganser, che è tecnicamente disturbo dissociativo con altra specificazione. Un altro modo di simulare la malattia mentale è il cosiddetto disturbo fittizio, è quello di cui si parla e si parlava fino al DSM-4 come sindrome di Munchausen o sindrome di Munchausen per procura, cioè è quando le persone costruiscono la propria esistenza dandosi un'identità di malato in qualche modo. Cioè il Munchausen è quello che va spesso dal medico, si fa ospedalizzare, le cure che
riceve non sono mai quelle adeguate e opportune, e costruisce la propria esistenza sulla base della identità in qualità di malato. Talvolta, ed è la sindrome di Munchausen per procura, che si chiama disturbo fittizio per procura, o cioè provocato da altri, e l'ottenere il medesimo beneficio, cioè di avere una identità di malato, perché qualcun altro si ammala al posto nostro. Normalmente questo è riferito ai figli, cioè ci sono bambini che soddisfano le esigenze dell'identità malata dei genitori attraverso una costruzione di tutta un'esistenza come esseri malati. Al di là della tristezza e dell'impatto anche sociale ed economico di questi due disturbi, la sindrome di Ganser e il disturbo fittizio provocato a sé o per procura, non è di questo di cui vi parleremo, perché quello di cui vi vogliamo parlare è un terzo modo di occuparsi di malattia mentale, se riesco a fare questa operazione. Stiamo quindi parlando di simulare la malattia mentale intenzionalmente perché si ha una motivazione di natura esterna, cioè la motivazione non è di natura psicopatologica come nel caso del disturbo fittizio, in cui la motivazione è una motivazione proprio psicologica, cioè l'ottenere un riconoscimento nella propria identità di malato. In questo caso il riconoscimento è un beneficio di natura esterna, nel caso del signore ricoverato il beneficio di natura esterna era abbastanza chiaro, però ce ne possono essere anche di natura un pochettino più elaborata e raffinata, che in genere sono connessi con i sistemi giuridici ed economici dei paesi in cui si vive. Il collega Federico Zanon, che ha parlato prima di me, parlava della previdenza. Si può avere un interesse di natura previdenziale simulando di avere o possedere o aver conseguito un'invalidità in maniera superiore oppure addirittura inesistente, quando i cosiddetti falsi invalidi, insomma, penso che ne abbiamo tutti avuto esperienza, quantomeno sentendo i telegiornali, ma anche dal punto di vista giuridico penale si possono ottenere dei benefici. Il nostro sistema giuridico prevede la non imputabilità delle persone che non sono responsabili delle proprie azioni, quindi se uno commette un reato non perché vuole commettere un reato o perché desidera infrangere la legge, ma perché non comprende qual è il significato della legge e non è in grado di padroneggiare il proprio comportamento, si chiama incapacità di intendere e volere, in questo caso ottiene un beneficio di natura giuridico-forense, non di natura economica, ma gli esempi possono essere di svariate tipologie. In sostanza, si possono avere delle motivazioni esterne alla propria condizione psicologica per far finta di avere una malattia o per esagerare una malattia che in realtà non si ha. E vediamo che dal punto di vista, questo tecnicamente nella letteratura internazionale si chiama malingering, e la letteratura internazionale distingue fra il malingering puro, vediamo se partono i filmati, questo è il malingering puro. Che si caratterizza per la simulazione di un disturbo che in realtà il soggetto non ha per niente, come nel caso di Franco Franchi, il malingering parziale, che si caratterizza per, lo vedrete? Mamma mia, guarda, non sapevo già che veniva così, troppo umidità, troppo. Acqua, fritta. Pronta l'acqua. Mia moglie direbbe che tutti i maschi sono così quando hanno l'influenza. Secondo me esagera, però di sicuro quello che sta facendo in questo momento Massimo Troisi è quello di esagerare la sintomatologia di un raffreddore per avere più cure da parte della sorella. Non abbiamo il tempo per far andare avanti tutto il filmato,
ma scoprirete che alla fine, quando arriva Giuliana De Sio, per chi si ricorda questo film qua, combinazione guarisce completamente, la sintomatologia è del tutto scomparsa. Grande Massimo Troisi. La terza forma in cui si può manifestare il malinger è la cosiddetta falsa imputazione, che in realtà non sono riuscito a rappresentare con un filmato che sia così bello, però insomma cercherò di spiegarmi anche a voce. Qua c'è un portiere che esce in una chiara occasione da gol, abbatte l'attaccante e poi cerca di attribuire la colpa di quello che gli è successo all'attaccante facendo finta di essere morto, svenuto, in seguito al suo intervento, e così, qual è la motivazione esterna? Evita di beccarsi un cartellino rosso. Ho scelto di non utilizzare dei filmati chiaramente rappresentativi della nostra realtà cittadina, perché avrei potuto spaccare a metà la sala fra i tifosi dell'una o dell'altra squadra. Io ho chiaro in testa di quale squadra parlare. Però e la falsa imputazione quindi è il tentare di ottenere un beneficio dal punto di vista esterno nell'attribuire a qualchedun altro la causa di quello che è successo. Un esempio classico è quello del colpo di frusta. Io ho già un'ernia cervicale. Quando mi tampona lentissimamente una signora al semaforo, cerco di corro in pronto soccorso, mi faccio diagnosticare l'ernia cervicale che già avevo, e in questo modo cerco di far pagare a lei e alla sua assicurazione quello che in realtà è un problema del quale non ha alcuna responsabilità. E come potete immaginare, il malingering ha dei costi sociali. Si stima che negli Stati Uniti questi corrispondano a circa 20 miliardi di dollari. 20 miliardi di dollari sono una manovrina economica, tanto per dirne una, annui ovviamente. Altri studi invece stimano il costo un po' inferiore, cioè sull'ordine della metà. Il problema della stima dei costi del malingering è che cosa conti, perché è abbastanza complicato riuscire a stimare quali sono i costi, perché i costi possono essere di vario tipo. Possono pesare sui comuni cittadini e sulla fiscalità generale, nella misura in cui corrispondono a cure e trattamenti non dovuti. Il sistema sanitario nel nostro paese è gratuito e il fornire delle ospedalizzazioni, degli esami medici, delle visite mediche, delle prestazioni di pronto soccorso alle persone che non ne hanno realmente bisogno evidentemente comporta un costo che ci dividiamo fra tutti coloro che sostengono la fiscalità generale. Ma Zanon potrebbe dire che l'ENPAP e le compagnie assicurative sono danneggiate, molto danneggiate, da degli indennizzi artificiosi, e cioè da persone che fruiscono in maniera fraudolenta dei benefici di natura assicurativa e previdenziale, e in tal modo per far fronte alla loro richiesta di indennizzo artificiosa, cioè non legittima, le compagnie assicurative sono costrette a caricare maggiormente i premi, cioè quello che pagano le persone che sono iscritte a quell'assicurazione oppure che sono iscritte a quella cassa mutua professionale. Al tempo stesso i costi sono da un lato di natura etica, e cioè i malinger intasano le strutture sanitarie privando quelli che ne hanno realmente diritto, cioè i malati, i pazienti che soffrono di fenomeni psicopatologici, di fruire pienamente, intasando, cioè sostanzialmente raccogliendo delle prestazioni sanitarie al posto di quelli che ne hanno realmente bisogno, e per altri versi imputando spese che andrebbero, per esempio le spese detentive nel caso della simulazione della malattia mentale per ottenere un beneficio di natura forense, cioè per non essere incriminato, per non essere processato, incolpato e incriminato, quindi incarcerato, invece che pagare la detenzione carceraria si paga una struttura psichiatrica, quindi caricando nuovamente sul capitolo di spesa sbagliato, cioè sulla fiscalità generale, sulle spese del Servizio Sanitario Nazionale, ciò che invece andrebbe caricato sulle spese di natura detentiva. Sono di quanto parliamo, cioè è importante questo fenomeno? Cioè sono tanti i malinger? Ebbene, i malinger sono tanti.
Sono tanti, nel senso che le stime sono molto variabili, come potete immaginare non è che è facile chiedere a uno scusa, stai simulando una malattia mentale, non è proprio attendibile la risposta, per cui le stime richiedono un certo sforzo dal punto di vista del lavoro dei ricercatori per arrivare ad avere una qualche credibile approssimazione della dimensione, della quantità del fenomeno. E sono complesse sia perché riguardano situazioni specifiche, cioè quanti sono i malinger negli incidenti stradali, quanti sono i malinger nei processi giuridici, nel contesti forensi, ma anche esiti di natura specifica, cioè qual è il tipo di beneficio che ricerca il malinger. Quindi non è facilissimo riuscire ad andare a stimare questo fenomeno. Diciamo che alcuni lavori, vedete qua un lavoro di Rogers del 2008, che cita due grosse ricerche che sono state condotte in questo ambito, stima che il fenomeno stia fra il 15,7% e il 17,4% di tutti i contesti forensi, cioè per contesti forensi si intende tutte quelle volte in cui viene attivata una consulenza tecnica di ufficio per andare a valutare se la sintomatologia espressa dal soggetto che presenta dei sintomi psicopatologici e potrebbe beneficiare di una riduzione di pena, addirittura di non entrare nel circuito penale, ogni volta che c'è questo dubbio, il magistrato avvia una serie di consulenze che si chiamano CTU e quindi quello lì è un contesto forense in cui al CTU viene chiesto se il paziente era capace di intendere e volere al momento in cui è stato commesso il fatto, per esempio, questo è uno dei quesiti classici dei contesti forensi e quelli lì sono i contesti in cui si stima che fra il 15,7 e il 17,4 i sintomi sono fake, come dicono gli americani, cioè non è vero. Tuttavia la deviazione standard è molto importante. La deviazione standard significa che la variabilità all'interno di coloro che vengono analizzati nella distribuzione di questi fenomeni dipende da un sacco di aspetti. Nel 2003 questo autore stabilisce che dal punto di vista neuropsicologico, cioè far finta di avere sintomi, simulare sintomi di demenza, sintomi di amnesia, sintomi di natura neuropsicologica, quindi non far finta di essere matti, ma far finta di essere indementiti in qualche modo, possa raggiungere sulla base di dati pubblicati circa il 41%, mentre nei paesi europei si stima che nell'Europa occidentale, all'interno dei contesti clinici, il 10% dei soggetti manifesta questo tipo di comportamenti, all'interno dei contesti forensi viene stimato che sia il 15% dei soggetti che manifestano questo tipo di atteggiamenti, intesi come il non impegnarsi adeguatamente per terminare il processo diagnostico, sia di natura clinica che di natura forense, il non impegnarsi adeguatamente e il tentativo di mettere il clinico o il perito nelle condizioni di non poter fare adeguatamente il proprio lavoro nel riconoscere se tu hai una sintomatologia adeguata o se non hai una sintomatologia adeguata. Per quello che riguarda il nostro paese, si stima che per il 22% dei casi in Italia non vengono utilizzati gli strumenti adeguati specifici per andare a tentare di riconoscere se il soggetto di cui ci siamo occupando è un malinger oppure un caso clinico reale, perché ci sono dei metodi per tentare di rispondere a questa domanda: la sintomatologia che sta presentando il soggetto è autentica oppure è falsificata? E lo stesso per quello che riguarda l'Olanda: se sottoponessimo ad un accertamento per la detezione del malingering, poi quando parlerà Luciano avrete più informazioni perché lui si occuperà esattamente di questo, se noi proviamo a sottoporre la popolazione a questo tipo di indagine scopriamo che l'8% dei pazienti che sono sottoposti all'assessment neuropsicologico non supera il test attraverso strumenti specifici per la detezione del malingering. E i dati anche in Olanda, noi pensiamo che il nostro sia un paese di truffatori perché abbiamo visto Franco Franchi nel filmato, in realtà il 61% dei colpi di frusta in Olanda presenta segni insufficienti di sintomatologia, se
chiedono risarcimento, mentre il 29% dei colpi di frusta in Olanda non presenta dei segni, come dire, dubbi dell'essere reali se non sta chiedendo risarcimento. Come dire, la motivazione cuba nella differenza fra il 61 e il 29%, il fatto di avere un incentivo di natura economica, credo che sia abbastanza chiaro quello che dice quella slide. Bene. E qua continuo a dare un po' di numeri, anche gli australiani hanno questo tipo di problema. E vado avanti perché il tempo scorre, perché volevo farvi vedere come fanno a simulare i simulatori. E quindi ho presentato alcuni dati, alcuni filmati che vi... Gollum e Sméagol parlano fra di loro, è soltanto un unico personaggio. Questo è, per gli americani si chiamerebbe disturbo alla personalità multipla. L'incidenza dei disturbi alla personalità multipla, che è tecnicamente il disturbo dissociativo dell'identità, faccio il professore di psicopatologia, cioè questa sarebbe la denominazione corretta, però tutti lo chiamano in amitie disturbo alla personalità multipla, ha un'incidenza molto diversa nel nostro paese, nei paesi europei rispetto al Nord America. Penso che insomma molti di voi abbiano visto Split lo scorso anno al cinema, oppure abbiano letto il libro Una stanza piena di gente, che tratta di questo signore che aveva 40 personalità multiple più la personalità master. Beh, uno dei modi che utilizzano quelli che fingono di avere un disturbo psicopatologico, cioè che stanno simulando, è quello del far finta di avere una personalità multipla, immaginando che il prototipo del matto sia una persona che ha una personalità multipla, e quindi fanno come Gollum, fanno finta di parlarsi l'uno all'altro, di essere discontinui dal punto di vista della personalità. Un'altra delle cose che fanno i simulatori per far finta di essere matti è... Facciamola corta, che cosa sta facendo qua? Stanno facendo qua i due pesciolini. Un pesciolino sta facendo finta di non ricordarsi più. Allora, il far finta di non ricordarsi più è la simulazione della sintomatologia amnesica, che è una delle caratteristiche di natura neuropsicologica di cui vi parlavo prima. E cioè, per ottenere da Federico Zanon la pensione di invalidità, uno fa finta di essere demente e quindi fa finta di non ricordarsi più le cose, oppure presenta un'amnesia spotty, cioè si ricorda le cose a macchia di leopardo. Un po' me le ricordo, un po' non me le ricordo, mi ricordo le cose che non fanno comodo. Ecco, questa è un'altra rappresentazione che hanno le persone comuni, le persone della strada, rispetto a come funzionano le amnesie. Le amnesie non funzionano così, le amnesie sono anterograde e retrograde, hanno delle caratteristiche ben specifiche, e far finta di essere amnesici significa avere una conoscenza adeguata di che cosa significa presentare un'amnesia nel corso di patologie dementigene. Un altro modo che usano i soggetti per far finta di essere matti è questo. Che è successo? Una tragedia. Come faceva? Che è successo? Ma mi sta in coma? Ma no, no. Tutto bene, papà? Ciao, Maria. Sì, va bene. Le fregnacce. Saverio, guarda che papà non c'entra niente. Gigliola, vieni qua. Gigliola? Questa è la simulatrice. Mamma ha scoperto che papà c'ha una storia in amore. Finito? Ma non scherziamo, dai. Yeah.
Ecco, le esagerazioni nelle espressioni linguistiche, le esagerazioni nel non farsi capire, nel trascinare le parole, nell'enfatizzare con toni particolarmente tristi o particolarmente allegri, particolarmente maniacali, il proprio modo di parlare, un'altra delle modalità tipiche che vengono utilizzate dai simulatori nel tentare di fare il proprio lavoro. Bellissimo questo. È turco. È una trasmissione televisiva in Turchia? Non ho idea di che cosa dicono. Stanno parlando. La giornalista è un po' così, poi ritorna, si siede, si prende il cellulare e fa quello che deve fare. Allora, l'esagerazione nell'espressione sintomatologica, io faccio questo lavoro da 25 anni, mi sono occupato prevalentemente di esordi schizofrenici, ho lavorato anche in manicomio a Collegno, un mio paziente non ha mai messo in atto un comportamento di questo tipo, è palesemente esagerato nelle sue manifestazioni, però l'uomo della strada non possiede, cioè il simulatore medio, non possiede il range normale di oscillazione dei comportamenti del paziente e quindi lo tara sulla propria rappresentazione di come dovrebbe essere il comportamento di un matto. E l'ultimo, ma non ve la faccio corta, l'ultimo modo in cui solitamente simulano i simulatori contro la crisi e il paro. Ho chiappato l'attenzione sua. È il mettere in atto dei ripetuti tentativi di natura suicidaria, ovviamente senza successo, cioè senza ottenere il risultato che sarebbe poi la fine della vita, semplicemente immaginando che le persone molto disturbate tentano ripetutamente di ammazzarsi e non possono essere lasciate da sole, ma necessitano di assistenza, di supporto, di cure, perché altrimenti si ammazzerebbero. Vado veloce perché di tutto questo non me ne devo occupare io. Come si fa? Come fanno i clinici a riconoscere il tentativo, il malinger? Si fa all'interno di un contesto che è appropriato. Che cosa vuol dire che il contesto è appropriato? Vuol dire che il clinico è appropriato, cioè il clinico è capace di fare questa cosa qua perché è proficient, cioè ha studiato, sa che questo fenomeno può avvenire, è consapevole del fatto di dover adottare certe strategie, di non potersi fermare alla superficialità del comportamento manifesto del paziente, che devo utilizzare delle linee guida che sono prodotte e chiaramente documentate in letteratura, insomma deve essere capace di fare questo lavoro qua, e al tempo stesso anche gli strumenti che lui usa devono essere degli strumenti che sono adeguati, perché ciascun tipo di test psicologico risponde ad alcuni bisogni dal punto di vista del comportamento che rileva alcuni comportamenti e non altri, ed è suscettibile di forme di falsificazione e mistificazione che sono specifiche, cioè gli strumenti test psicologici sono di svariati tipi, sono test di performance, sono test self-report, sono clinician report, sono proiettivi tematici, proiettivi di natura strutturale, insomma ci sono vari modi per rivelare campioni di comportamento, perché il test, qualsiasi test psicologico rileva dei campioni di comportamento, e il clinico competente deve essere in grado di sapere quali sono le possibili fonti di distorsione dell'informazione che possono essere messe in campo dal potenziale malinger. Tutto questo è estremamente interessante, ma ve ne parlerà Luciano. Ok. Dicevo, io la prendo da qui, da come facciamo a capire se una persona sta simulando una malattia mentale o meno, come facciamo ad avere delle indicazioni a riguardo. La prendo in realtà un pochino larga, parto proprio da quello che stiamo cercando di indagare, cioè se una persona ci dice la verità o sta mentendo. È stato calcolato che in media diciamo dalle 2 alle 10 bugie al giorno, c'è anche chi dice che andiamo dalle 10 alle 100, probabilmente dipende anche da quanto parliamo.
Le bugie che diciamo di solito sono in realtà quelle che potremmo dire a fin di bene o comunque quelle orientate verso l'altro, cioè per non fare male all'altro uno sta mangiando, lo chiama, che ne so, la mamma, dice vabbè adesso non ce n'ho voglia, poi dice scusa non avevo sentito il telefono, altre vabbè sono quelle famose del il suo cane sembra molto intelligente o che bella tutina il suo bambino e così via. Ci sono poi appunto le bugie, quelle di cui ci occupiamo noi, sono quelle rivolte a se stesso per cercare di trarre vantaggio dalla situazione. In questo caso c'è l'impiegato che è venerdì 22 e dice buonasera capo, lunedì avrò la febbre, glielo dico adesso così cerca di evita di cercarmi in ufficio. Le bugie in cui noi cerchiamo di trarre un beneficio, questo è quello di cui parliamo quando si parla di malingering. E il desiderio di capire, come faccio a capire se una persona mi dice la verità o mente, è un desiderio che ha una lunghissima tradizione, una storia lunghissima. I primi metodi erano un pochino rudimentali, avrete sentito parlare della tortura, e diciamo che i comitati etici dei giorni nostri a noi ricercatori non ci consentono di usare questi stessi metodi, quindi abbiamo dovuto aggiustare un po' il tiro. Un grosso evento è stato all'inizio del 1900 quando Marston ha iniziato a notare che ci sono delle caratteristiche del nostro corpo che non sono completamente sotto il nostro controllo, cioè il sistema nervoso autonomico gestisce la respirazione, la sudorazione, la dilatazione pupillare, il tono della voce, cioè ci sono dei fenomeni che sembrano non essere del tutto sotto il nostro controllo razionale, consapevole e volontario. Ad esempio si è scoperto che le ghiandole sudoripare sono connesse unicamente col sistema simpatico, non quello parasimpatico, che significa che quando noi ci agitiamo sudiamo, quindi la sudorazione va un pochino al di fuori del nostro controllo. Basandosi su questi principi, Marston ha messo a punto nel 1938 quella che poi è stata conosciuta come la macchina della verità, cioè un poligrafo che misura tutta una serie di funzioni del sistema nervoso autonomico. È famosissimo il poligrafo, se ne è parlato in tantissime situazioni, al punto da arrivare anche nei Simpson, quindi vi farò vedere un pezzettino dove c'è appunto l'operatrice che spiega a Homer Simpson come funziona il poligrafo. Ora sottoponiamo a parte di testa. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande e lui risponderà sì o no e lei dovrà dire solo la verità. La macchina della verità in realtà non ha avuto un grande successo, nel senso che è vero che si possono misurare delle alterazioni a livello autonomico, quindi da un certo punto di vista è involontario, però è anche vero che il nostro sistema autonomico è intanto soggetto a molta variabilità da individuo a individuo e poi di fatto quello che fa è misura il disagio, quindi una persona che è a disagio quando sta mentendo effettivamente attiverà il simpatico e aumenterà la sudorazione, aumenterà il respiro e così via. Una persona che si sente perfettamente a suo agio quando mente, come magari è lo psicopatico vero, la macchina della verità non lo prende, insomma. E, analogamente ci sono persone che si agitano a prescindere quando hanno a che fare con un colloquio dove li si testa per vedere se dicono la verità o meno e questo cioè, fa sì che loro si agitino anche quando dicono la verità. Quindi insomma la macchina della verità non funziona, non è utilizzata più nei tribunali, è stata proprio scartata come indice di prova. Quindi che cosa facciamo in realtà, visto che non usufruiamo di una macchina della verità? Quello che facciamo, come diceva prima Alessandro, è che mettiamo assieme una serie di indicatori, mettiamo assieme una serie di informazioni diverse, di fonti diverse, dal colloquio clinico a vari tipi di test, questionari autocompilati, performance, dati anamnestici, cioè la storia dell'individuo, la fedina penale, il certificato penale, il contesto, vedere se ci sono degli incentivi, cioè mettiamo assieme tutte le informazioni ed è sulla base di questo che poi si arriva a formulare un'ipotesi. Quello che farò oggi, ovviamente in questo mondo di tecniche e strategie che ci sono, mi limito a soltanto pochissimi esempi per pochissime strategie, contesti molto limitati, più riferiti all'ambito psicologico. Ovvero mi limito a raccontarvi alcuni esempi di strategie che si usano all'interno di un colloquio, cioè quando si parla con la persona, con l'esaminato, alcune strategie che utilizzano i test self-report, cioè i questionari autocompilati, in cui la persona viene chiesto di dare delle risposte su carta e matita, vero o falso, ho questo sintomo, non ce l'ho, e infine dei test di performance, quando si chiede alle persone di fare un compito e si osserva come queste persone fanno il compito. Partiamo dalla prima di queste, cioè dei colloqui.
Ci sono diverse forme, quello che ho scelto di raccontarvi oggi sono tre forme principali. Allora, quelle delle interviste strutturate, si tratta delle interviste strutturate appunto, cioè si fanno delle domande che sono predeterminate, organizzate dal manuale e si vuole ricavare alcune informazioni. Queste interviste sono molto efficaci perché ci consentono di andare a capire se ci sono dei fenomeni di possibile malingering. Prima Alessandro faceva riferimento a quello che si chiamano i sintomi implausibili, quello della trasmissione turca che si butta per terra da un momento all'altro. Ecco, quello è un sintomo implausibile. Alessandro diceva che lui non ha visto pazienti schizofrenici che facessero quel comportamento. Ecco, le interviste strutturate fanno un pochino questo, cioè vanno a capire se la persona presenta dei sintomi che sono implausibili, anche per i pazienti psichiatrici più gravi, valuta se la persona si contraddice, se dice di avere dei sintomi che non vanno assieme nello stesso quadro psicopatologico. Quando uno ha un determinato quadro psicopatologico ci si aspetta che abbia dei sintomi che sono all'interno di quel quadro. Se comincia ad avere sintomi che sono molto più ampi, forse la persona sta cercando di esagerare la sua condizione. Al di là delle interviste strutturate, poi ci sono degli indicatori all'interno del colloquio che possono aiutare a capire se la persona stia simulando o meno. Uno di questi è abbastanza famoso, cioè il principio è che quando uno deve dire una bugia, deve raccontare un fatto che non è accaduto, quello che succede è che spesso e volentieri lo rende molto denso, ci mette dentro un sacco di cose e per raccontare lo stesso fatto utilizza molte più parole, molte più descrizioni di quanto non fa invece se si tratta di raccontare un fatto che è accaduto realmente. Questo è un esempio tratto da una ricerca in cui si erano presi dei pazienti che avevano avuto un deficit neuropsicologico, quindi difficoltà di attenzione e concentrazione a seguito di un incidente automobilistico, e vedete, dov'è il puntatore? Questo. Questi qua che dice falsi sono i simulatori, ci sono persone che non avevano fatto un incidente, ma era stato chiesto loro, immaginatevi di dover raccontare, di avere dei deficit di attenzione e concentrazione a seguito di un incidente automobilistico, raccontate quello che è stata la vostra esperienza in un determinato giorno. Questi qua che sono veri sono invece i pazienti veri, cioè pazienti veri con poche parole hanno descritto quello che è successo, quello che hanno sentito. Cioè il fatto di rimpinzare un racconto è un indice un pochino di simulazione. Più di recente in realtà ci si è focalizzati sul fatto che non è tanto il fatto che uno rimpinzi, ma il fatto che uno rimpinzi il discorso senza mettere informazioni che sono verificabili. Per informazioni verificabili ci riferiamo a tutte quelle informazioni che sono documentabili, come ad esempio prelievi del sangue, visite mediche, in cui uno in teoria potrebbe andare a chiedere il certificato medico, insomma, della visita medica. Testimoniabili, cioè quando si parla di dopo l'incidente, quando mi sono sentito smarrito, perso coscienza, ho incontrato un po' di passanti. Questo potrebbe essere un racconto che fa uno che simula. Uno che non simula spesso è più facile, insomma, che porti le informazioni specifiche e testabili, quindi ho incontrato mia sorella, quindi si può andare dalla sorella, la si rintraccia, le si può chiedere di testimoniare. Posti registrati, quindi non succedono cose in posti dove ci sono delle videocamere a circuito chiuso, ma magari succedono in posti dove non c'è nessuno che può testimoniare. Uso di tecnologia, cioè non si racconta di essere andati a prelevare con carta di credito, fondamentalmente perché se uno poi va a testare questi dati qua, non li trova. Quindi tornando su un esempio come quello di prima, vedete qua abbiamo pazienti che davvero avevano deficit neuropsicologici, sono quelli in verde, e invece simulatori sperimentali sono questi qua in arancione. Vedete, le parti evidenziate sono i dettagli verificabili, cioè all'interno di un lunghissimo racconto i pezzi verificabili sono pochissimi, così come lo sono per i pazienti veri. Quindi diciamo il rapporto tra quante cose mi dice e quante cose sono verificabili è un indice che viene utilizzato e può essere informativo.